Alleluia. Amen, grazie Cristo. Leggeremo dal verso 17. Primo Corinti e primo di Secondo Corinti, certo. Poi se qualcuno cerca Terzo Corinti non esiste. Amen. Sapete che sono felice? Amen. Perché noi siamo qui insieme. Amen. A Gesù. Amen. Alleluia. Amen. Io non so chi di voi quando la mattina va a lavorare salta di gioia. Ci dobbiamo andare. Quando siamo insieme nella casa del Signore, io non credo ci sia spazio per il rancore. Alleluia. Ma c'è libertà nella gioia. Amen. Grazie a Dio. Alleluia. Io sono felice di essere qua. Sono stato felice ieri sera di essere stato in chiesa. Il servizio della sorella. Io stavo di là, stavo facendo altre cose. Ma poi il bello è sempre bello. Johnny, tu non c'eri ieri sera. Devi anticipare, c'era tanta di quella roba al cioccolato. Però ho mangiato qualcosa in più anche per te. Però ti posso dire che era buona, più di questo te posso dire. Verso 17, capitolo 1 di Primo Corinti, leggeremo dal verso 17 al verso 25. Ovino, tu non c'eri in sera, peggio per te, ho mangiato anch'io per te. E Paolo che scrive. Infatti, dice Cristo, infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Non però con sapienza di parole, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti, il messaggio della croce è follia, qualche altra persona dice pazzia, per coloro che periscono. Ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio, la parola, non la mia parola, la parola che abbiamo nella nostra mano, la parola di Dio. Sta scritto, infatti, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? E dov'è il disputatore o litigioso di questo mondo? Amen. Alleluia. Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Verso 21. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio, ma per mezzo della propria sapienza è piaciuto a Dio di salvare coloro che credono. Amen. Mediante che cosa? La predicazione. Giusto, ho detto bene in spagnolo, la predicazione. Amen. Poiché i giudei chiedono un segno, potrei dire anche gli italiani, e il mondo dice, oh, vogliamo vedere che accade qualcosa di strano. No. E i greci cercano sapienza, i greci cercavano, lo dico perché Paolo scrive questo, dopo lo dirò. Quindi i greci cercavano chissà che cosa, sapienza. Verso 23, questo è il mio verso, Alleluia. Spero che sia anche il tuo. Alleluia. Ma noi predichiamo chi? Cristo crocifisso. Alleluia. Alleluia. Che scandalo per i giudei ed è follia per i greci. Alleluia. Ma quelli che sono chiamati sia giudei che greci, noi dice, noi come dire, noi continueremo. Noi predichiamo Cristo, amen, potenza di Dio, amen, e sapienza di Dio. Amen. Alleluia. Poiché, verso 25, la follia o pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Amen. Fin qui la sua parola può diventare comoda e comoda. Dio vi benedica. Amen. Alleluia. 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 Prima di citare il titolo del sermone, vorrei un po' raccontare, un po' scrivere perché l'Apostolo Paolo sta scrivendo queste parole. Perché Corinto stava attraversando un momento difficile, la chiesa di Corinto stava attraversando un momento un po' particolare. Corinto era sceso a compromesso
o meglio dire la chiesa di Corinto era scesa a compromesso con le tradizioni, con lo stile di vita dei greci. I greci, secondo la loro filosofia, per loro era normale commettere adulterio. Amen. Non andremo qui a leggere, per una delle circostanze l'apostolo Paolo ammonisce qualcuno che era, aveva avuto intimità con la moglie del padre, probabilmente non era la madre, era l'altra, la convivente, alleluia. La chiesa di Corinto stava vivendo un periodo molto difficile, dove avevano messo da parte i principi della parola di Dio, alleluia, dove ognuno si era creato la propria opinione andando contro la parola di Dio. Lasciate che vi dica, se noi mettiamo da parte la parola di Dio, noi andremo all'inferno. Alleluia. Sì, in chiesa sono stato, ma all'inferno andremo se mettiamo da parte la parola di Dio. Alleluia. Se noi pensiamo che le nostre opinioni debbano prevalere sulla parola di Dio, noi andremo all'inferno, alleluia. Se i principi di santità noi cerchiamo di ammodellarli, di modificarli, noi stiamo andando contro la parola di Dio, alleluia. Ovviamente l'apostolo Paolo dice, scrivendo a loro, dicendo quello che la parola di Dio dice per alcuni di voi è pazzia. No, non è possibile, perché questa carne è debole, è vero, ma se noi siamo nel Signore e col Signore, la nostra debolezza e la sua forza faranno la differenza. Alleluia. Amen. Amen. Il titolo del sermone di questa mattina è: io non posso salvare. L'apostolo Paolo, io stamattina faccio l'assistente dell'apostolo Paolo. Paolo dice: io non ti posso salvare. Io non posso salvare neanche me stesso. Perché è Dio che mi ha salvato. Io non posso salvare mia moglie. Mia moglie non può salvare me. Non posso salvare la mia famiglia. Non posso salvare la Chiesa. Perché io non sono il Salvatore, io sono un peccatore salvato per grazia. E ho bisogno di essere ubbidiente alla parola di Dio affinché io non sia attirato dalle cose di questa terra. Perché che ci piaccia o meno, le cose di questa terra piacciono. Ok? Amen. Alleluia. A questa carne piace il peccato. Amen. Alleluia, siamo noi che ci dobbiamo allontanare, dobbiamo a volte scappare, fuggire dal peccato. Alleluia. La parola di Dio dice di pregare il Signore per non entrare in tentazione. Perché se io non pregassi, se tu non pregassi, noi saremmo dei grandi ipocriti nella casa del Signore. Alleluia. Io non posso salvare, dice l'apostolo Paolo. Ma noi abbiamo bisogno di predicare Cristo Gesù. E prima di predicarlo agli altri, devo predicarlo a me. Alleluia. Sta dicendo, devo predicarlo ai giudei. Certo, perché i giudei ancora oggi, alleluia, gran parte dei giudei considerano Gesù come uno dei tanti profeti. Alleluia. Ovviamente per loro predicare che Gesù è il re dei re è pazzia. Per coloro che vivono nel mondo pensano che noi siamo all'antica. Pensate che io sia all'antica? Oh, non mi rispondete. A me piacciono le cose moderne. A me piacciono le luci, non solo a Natale, tutto l'anno. A me piacciono le cose belle. Se avessi soldi la Ferrari me la comprerei. Se avessi soldi una casa con la piscina me la farei. A me? Ah no. Se avessi soldi io mi farei tutti i viaggi. Andrei a vedere i fiordi che ci sono in Norvegia. Andrei a Casablanca, che sarebbe Casa Bianca. Amen. Andrei in giro per il mondo. Ma non è così. Alleluia. Le cose belle piacciono. Amen.
A me piacerebbe arrivare a casa, soprattutto a mia moglie, e trovare qualcuno che dice: il cibo è pronto, la casa è pulita, la polvere è stata tolta e ti ho lasciato pure i soldi sul tavolo. Questo piacerebbe a tutti, ma non è così. Noi non viviamo di fantasia, alleluia. Non possiamo vivere di utopia. Quello che voglio dire, la salvezza non è qualcosa, alleluia, che io posso modificare su misura. Noi abbiamo bisogno della parola di Dio per avere lo stile di vita che Dio ha scritto nella sua parola. Abbiamo bisogno del GPS spirituale, certo, abbiamo bisogno della parola di Dio, alleluia, che alcuni pensano pazzia. Quando io andavo alle scuole superiori, i miei compagni di scuola, non ovviamente loro sapevano che io andavo in chiesa, alleluia, e magari qualcuno mi diceva: vuoi dare un tiro a questa sigaretta? Dice: no, guarda, ti ringrazio, non sono interessato, alleluia. Sapete, servire Dio non è una scelta degli altri, servire Dio non è una scelta della chiesa, servire Dio è una scelta personale. Se noi permettiamo che la parola di Dio sia la nostra guida, che per coloro che non conoscono Dio è pazzia, ma per me non è pazzia. Amen, alleluia. Per te non è pazzia. Amen. E Paolo dice: dov'è il disputatore? Dov'è colui che vorrebbe, come dire, mettere in dubbio la veridicità della parola di Dio? Il diavolo sa bene che quello che noi leggiamo viene da Dio. Alleluia, alleluia. Il diavolo sa bene che quando noi siamo riuniti nel nome di Gesù, lui non può fare nulla. Il diavolo sa che quando noi invochiamo il nome di Gesù, lui fugge via. Lui conosce e sa che Gesù è il nome di Dio, lo sa, e se lui lo sa, Dio adora il Signore. Alleluia. Paolo dice: io non ti posso salvare. Alleluia. Alleluia. Addirittura i greci chiedevano un segno, perché i greci, per la loro cultura, loro si consideravano dei sapienti, mentre l'impero romano era considerato un impero di ingegneri, ma anche rozzo. Mentre invece i greci erano soft. Erano tutti sapientoni, erano pieni di filosofi. E loro andavano, si riunivano cercando di introdurre la loro filosofia. In una circostanza l'apostolo Paolo, che sono più che convinto, sapete, Paolo era già stato lì, e gli ho detto: io sono venuto per evangelizzarvi, per predicare Gesù Cristo. Ma nella chiesa, a motivo della loro filosofia, c'erano delle separazioni. Io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo. A Dio non importa nulla da quale zona del mondo noi proveniamo. Perché questa meravigliosa parola non l'ha ispirata per alcune nazionalità. Alleluia. L'ha ispirata per tutti. Amen. Alleluia. 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 Io non posso salvarti te. Tu non puoi salvare me, alleluia. Ma abbiamo bisogno della parola di Dio per essere salvati. Abbiamo bisogno di essere ubbidienti alla parola di Dio. Amen. E non ubbidienti quando ci fa comodo. Alleluia. Non possiamo dire sì, Signore, quando le cose apparentemente stanno andando a vantaggio nostro. Alleluia. Alleluia. Io non posso salvare, dice l'apostolo Paolo. Io quello che lui stava facendo era esattamente dire: io voglio ancora una volta ricordarvi che noi predichiamo Gesù Cristo e lui, solo lui, crocifisso. Io non sono qui per predicare il sermone del pastore, o il sermone dell'evangelista, o quell'insegnamento particolare del pastore, perché ha predicato nella mia lingua. Poco importa, alleluia, ma molto importa quello che Dio ha scritto nella sua parola.
molto importa quello che io ho deciso di fare, molto importa il fatto che metta le mie opinioni sotto, alleluia, le opinioni di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia Gesù. Sapete, quello che era accaduto nella chiesa di Corinto era qualcosa che a distanza di anni ancora oggi succede. Alleluia Gesù. Ma noi siamo salvati per grazia. E quindi, visto che sono stato battezzato nel nome di Gesù, Dio mi ha dato il suo Santo Spirito, io ormai sono salvato. Attenzione. Alleluia. Giuda è stato 3 anni e mezzo con Gesù. Ha sentito i sermoni di Gesù. Ha visto i miracoli che Gesù faceva. Poi aveva 2 vite. 2. Una era nascosta. Ovviamente Gesù lo sapeva, Alleluia, amen. Una era nascosta, quindi gli altri undici apostoli non sapevano niente di tutto questo. Quindi la vita di Giuda era nascosta. Alleluia, amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Gesù dice: uno di voi mi tradirà. Sapete, quando Pietro, quando dice: Signore, ma per caso sono io? Ovviamente il loro stato d'animo o la loro, diciamo che la loro spiritualità, usiamo questo, loro non erano a posto, probabilmente avevano mormorato fra di loro, probabilmente le loro opinioni erano diverse da quelle che Gesù aveva loro insegnato, perché vedi, Signore sarò io. Ora, lascia che ti dica, se mai mi dovessero parlare di tradimenti, di rapine, non so che cosa, vedono un motivo di diventare rosso in faccia, e neanche dirò, per caso sono io, hai pensato male di me? A me non interessa, perché non è qualcosa che io ho fatto. Amen. Giuda aveva 2 vite. Una era una vita nascosta e una era quella che gli altri 11 apostoli vedevano. Alleluia. Alleluia. Amen. Paolo dice: non posso salvarvi, chiesa. Non pensate che nel fare a modo vostro voi potete essere salvati. Non pensare che decidere di prestare attenzione in quella direzione o nell'altra. Quello che voglio dirvi è questo qua. Io, se volessi, potrei avere 5 pastori e ascoltare quello che mi fa più comodo. Ok? Oggi è lui. Amen. Se io do più credibilità a quello che gli altri mi stanno dicendo e dimentico quello che Dio mi sta dicendo, io sto andando contro la parola di Dio. Amen. Alleluia. Vi ho detto che era un mezzo insegnamento. Amen. Quando poi mercoledì saremo tutti quanti, questo discorso lo farei mercoledì. Alleluia. Paolo dice in 2 Corinti capitolo 4 verso 5, dice: noi non predichiamo noi stessi, ma noi predichiamo Gesù Cristo il Signore. Amen. Noi non predichiamo che siamo bravi a suonare. Amen. Non predichiamo che siamo bravi a, non siamo bravi a predicare, sapete, ci sono dei predicatori che potrebbero essere più bravi di quanto noi immaginiamo, i venditori di scarpe che sono bravi a parlare. Amen. Commercianti di gioielli. Amen. Sapete, predicare la parola di Dio, al di là che è una grandissima responsabilità, ma io devo predicare, devo avere il mio predicatore per eccellenza. Alleluia. E il mio predicatore ho bisogno che tutti i giorni mi predica. Amen. Alleluia. Il mio predicatore ha scritto. Amen. È lui che devo seguire. Poi magari ascolto la predicazione o l'insegnamento se è tratto dalla parola di Dio. Ma nella parola di Dio io trovo il predicatore. Alleluia. Nella parola di Dio io trovo il mio insegnante.
Nella parola di Dio io trovo l'unica dottrina dove io devo tenere saldo i miei piedi. Alleluia. Io nella sua parola devo trovare la mia ancora di salvezza. Nella sua parola devo trovare il mio incoraggiamento. Nella sua parola io trovo lo stile di vita che io devo avere e mantenere ogni giorno della mia vita. Io come pastore della Chiesa non posso salvare nessuno, ma per mezzo della parola noi siamo salvati. Per mezzo della parola possiamo essere salvati, perché è la parola che ci dice o che ci ha detto come essere salvati. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Nel mondo italiano, diciamo pagano, cattolico, c'è un detto che dice che per Natale tutti devono essere buoni. L'avete mai sentito? Oh. A me per Natale è buono il panettone. Non è vero che solo per Natale dobbiamo essere buoni. Non è che dobbiamo volerci bene soltanto in prossimità del 25 dicembre, che a proposito, secondo le scritture, Gesù non è nato in inverno. A dicembre le pecorelle non stanno fuori a mangiare, stanno a calduccio. Amen. In inverno i pastorelli stanno a casa loro e fanno la ricotta, il formaggio, il caciocavallo e quant'altro. Amen. Poco questo per dire che noi non siamo salvati per le tradizioni. Amen. Dobbiamo essere coerenti alla parola di Dio. Amen. Alleluia. Io non so che giorno Gesù è nato. Amen. Amen. Qualcuno dice che è nato il mese più bello dell'anno. Lo posso dire? Aprile, dicono che è nato ad aprile, ci sono andato io. Alcuni dicono, ma potrebbe essere marzo. Amen. Alleluia. Gesù, io non sono nato ad aprile perché è nato Gesù. Gesù ha voluto che io nascessi nel mese di aprile, ovviamente. Alleluia. Ci tengo a precisare, noi siamo salvati per la pazzia della predicazione. Alleluia. E lasciate che vi dica, a volte il predicatore o il pastore quando predica la parola di Dio magari guarda qualcuno in faccia, dice, ma ci crede a quello che è scritto nella Bibbia oppure sta dubitando? Beh, Paolo sta dicendo che tu ci credi o meno, che io ci credo o meno, io continuerò a predicare Gesù Cristo e sono lui crocifisso. È come dire, noi siamo salvati per il sangue di Gesù, noi siamo salvati per grazia, ma dobbiamo camminare in novità di vita. Alleluia, dice Paolo ai Romani. Romano. Alleluia. Io non posso salvarti, fratello. Non posso salvarti, sorella. Amen. A volte faccio pure io fatica ad arrampicarmi. Amen. E quando arrivo sulla cima, non della montagna, dalla collina, Signore, ce l'abbiamo fatta. Sì. Non dirò, non ho mai detto ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta. E se Gesù dovesse rispondermi, figlio bello, ce l'ho fatta, io t'ho portato qua. Amen. Questo è quello che succede. Amen. Perché noi siamo deboli. Amen. Abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. Amen. Abbiamo bisogno di avere comunione con il Signore. Abbiamo bisogno di vivere la santità. Abbiamo bisogno di pregare il Signore. Non possiamo scendere a compromesso così come la Chiesa di Corinto aveva fatto. Non è vero che tutte le religioni salvano. Le religioni non salvano. Le religioni hanno un fondamento che è basato sulle tradizioni. Ma la parola di Dio ha la dottrina. È la dottrina. È il fondamento dove noi dobbiamo essere edificati dalla parola di Dio. Non è vero che basta credere ed essere salvati, è una grande bugia, è quello che il diavolo cerca di mettere nella mente di coloro che sono un piede nel mondo e un piede nella Chiesa. E non possiamo stare a vita un piede nel mondo e un piede nella Chiesa. Abbiamo bisogno di decidere dove vogliamo stare, o nel mondo o nella Chiesa. Alleluia. Io non posso salvare nessuno, ma lascia che ti dica, io voglio essere salvato. Amen. Alleluia. Amen. Amen.
Alleluia. Alleluia Gesù. Non è vero che dopo tutto Dio conosce il cuore. È vero, ma se tu conosci la Bibbia è una giustificazione che non ha senso, non sta né in cielo né in terra. Alleluia. Sapete la bellezza della voce di Dio? Che non dà spazio di interpretazioni. Alleluia. Ecco perché Gesù alla fine scrive o fa scrivere a Giovanni nell'Apocalisse: guai a chi aggiunge e guai a chi toglie. Amen. Perché Gesù ha reso la sua parola comprensibile per tutte le lingue. Alleluia. Per tutti i livelli sociali. Non è necessario avere un titolo di istruzione piuttosto alto. Amen. Sapete, fino a 40 anni fa tantissima gente, parlo dell'Italia, tantissima gente non sapeva leggere, non sapeva scrivere. Amen. Io ero ragazzo, tu dovevi nascere ovviamente, ma sapete che in chiesa, Jonathan, anche tu dovevi nascere, sai? Sapete, in chiesa c'erano persone, non so se mia moglie si ricorda, non so se tu ti ricordi, la persona che veniva in chiesa con la Bibbia non l'aprivano, ma non è perché erano maleducati, che se dicevi atti, come si scrive atti? Non sapevano leggere né scrivere, eppure portavano la Bibbia in chiesa, perché per loro è un senso di rispetto. Signore, io non so leggere, ma io voglio ascoltare la tua parola. Signore, io non so leggere, ma la tua parola sarà non solo nel mio cuore, ma sarà insieme a me. Andrò nella casa e verrò con la parola. Se dovessero dirmi la differenza fra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, io lo so perché l'ho ascoltato, ma non so leggere, alleluia. Non posso leggere a qualcuno, non posso seguire quello che mi viene predicato, ma una cosa so, Signore, io voglio fare la tua volontà, alleluia. Io voglio fare ciò che piace a te, alleluia. Sto quasi per concludere. Gesù dice che ci sarà un giorno in cui qualcuno dirà: Signore, aprici, aprici, abbiamo fatto potenti operazioni nel tuo nome. E Gesù dice: io non vi conosco. Lo sapete perché? Perché hanno preferito predicare su un libro scritto da uomini e non sulla parola di Dio. Alleluia. Perché hanno preferito scendere a compromesso, così come avevano fatto nella chiesa di Corinto, dove all'interno della chiesa si erano intrufolati dei filosofi, delle filosofie che dicevano: non ti preoccupare, puoi trasgredire tanto, quando morirai andrai in paradiso. No, 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 non è così. L'Apo di Dio non dice questo. Alleluia, alleluia. Erano nate delle divisioni all'interno della Chiesa, e questa è la mia preghiera quotidiana, non solo per la nostra Chiesa locale, ma per la nostra Chiesa nazionale, perché il diavolo è più furbo di quanto noi possiamo immaginare, il diavolo è più intelligente di quanto noi possiamo immaginare, ma noi, se vogliamo, siamo più che vincitori, così come l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Filippi, alleluia. Noi, se vogliamo, siamo più che vincitori se noi siamo ubbidienti alla sua parola. Io non posso salvarti, fratello, non posso salvarti, sorella, ma ognuno di noi, alleluia, abbiamo Dio dalla nostra parte se lo vogliamo. Ognuno di noi abbiamo la parola di Dio da seguire se noi vogliamo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: è buono ed è accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. Sta a capitolo 2, versi 3, 4 e 5. Alleluia. È buono ed accettevole davanti a Dio, vuol dire la volontà di Dio. In qualità di nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati. Amen. Ma non per questo io posso vivere come voglio. Amen. Non per questo io posso credere quello che voglio. Amen. Non per questo posso essere un mormoratore,
non per questo posso creare divisioni. Amen. Lasciate che vi dica, la Chiesa di Dio è una Chiesa di ordine. Amen. Dio mi insegna nella sua parola che ho bisogno di sottomettermi alle autorità. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Quando un giorno Dio vorrà, non sarò più membro della commissione. Ah, non è che dico, io non sono stato nessuno, io sono stato un peccatore salvato per grazia. Alleluia. Amen. Noi non andiamo alla ricerca della poltrona più comoda. Alleluia. Io ho un obiettivo. Alleluia. Il mio scopo è quello di arrivare in cielo. Amen. Alleluia. Alleluia. E che vengano a conoscenza, alla conoscenza, alleluia, della verità. E dice, va avanti al verso 5, dice: infatti vi è un solo Dio. Alleluia. Nel momento in cui noi cerchiamo di introdurre la nostra opinione, è come se noi stiamo mettendo la nostra opinione fra noi e Dio. C'è un solo Dio, non deve esserci nessuno tra noi e Dio. E poi continua Paolo dicendo: infatti vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore. Amen. Alleluia. Tra Dio e gli uomini. E indovinate chi è il mediatore? Cristo Gesù uomo. Cristo Gesù uomo. Non sta dicendo Angelo Mirabella. Sta dicendo Cristo Gesù uomo. Alleluia. Lui, alleluia, ha sparso il suo sangue per me, per te e per l'umanità intera, perché la sua volontà è che io sia salvato, che tu sia salvato, che tu sia salvato, ma io come uomo non posso salvare nessuno. Alleluia. Ora chiedo di stare in piedi e vi dico il perché di questo sermone. Alleluia. Alleluia, 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 Gesù. Alleluia. In chiesa non ci sono partiti. Amen. In chiesa non ci sono raccomandati. Amen. In chiesa non ci sono privilegiati. Alleluia. Se io devo andare in bagno, utilizzo lo stesso bagno che usate voi, perché quello non è il mio bagno, quello è il bagno che noi utilizziamo. L'apostolo Paolo dice: non guardate me, ma guardiamo Cristo. Alleluia. Amen. Non pensate di raggirare me, ma tutti insieme guardiamo Cristo. Alleluia. 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 Quello che stava accadendo nella chiesa di Corinti era: l'importante è che io vado in chiesa. Alleluia. La chiesa di Corinto era una chiesa ribelle a Dio. Era una chiesa dove c'erano i partiti, i gruppi. Amen. Amen. Grazie a Dio non posso dire di aver mai avuto problemi, ma se qualcuno dovesse creare delle differenze etniche, vi assicuro. Amen. Vi porterò in un ring. Sapete cos'è il ring? Sì. Le prenderò, ma farò di tutto per spezzare gambe. Perché non è nella volontà di Dio che ci sia separazione in chiesa. Alleluia. Io ringrazio per il Cile, Colombia, Filippine, Ecuador, Argentina, Venezuela, Perù, Sicilia, Honduras, certo, grazie a Dio. Amen. Cuba, e Cuba, vai. Io ringrazio Dio. Ma nel regno dei cieli, Dio non dirà: mi fai vedere il tuo passaporto. E tu mi dirai: io sono da Roma. Dio dirà:
lo so che siete rubo. Ti dico pure come ti chiami e quando sei nato. A che ora spieghi? Tu non lo sai che sei nato. Ma Dio lo sa. Alleluia. Amen. Alleluia. Grazie a Dio. Amen. Grazie a Dio perché lui non ci chiede il passaporto. Sapete, nel libro dell'Apocalisse sta scritto, per chi ha letto mai l'Apocalisse, se non l'avete letto, letta, leggetela, che qual è il giorno in cui Dio aprirà i libri. Alleluia, amen. Non dice l'agenda. Quali libri aprirà? L'enciclopedia? Leggerai i libri. Amen. Amen. Aprirà la sua parola, ma non perché lui non la conosce, ma in modo per poter dire: beh, sei stato fedele, sei stata fedele, non ti sei fatto o non ti fa, sei fatta corrompere dalle tradizioni della città. Alleluia. Dove tu abiti. Amen. Amen. Alleluia. Nel modo di vestire, nel modo di parlare. Parlo alle nostre giovani, so immagino che voi non abbiate sicuramente questo modo di parlare. Le ragazze parlano con una volgarità. Finalmente dopo 2 anni sono riuscito alla collega e dice: io preferisco non dire quella parola. Io dico: fai bene a non dirla. Ma a volte le donne, a volte, spesso le ragazze usano volgarmente delle parole che potrebbero eventualmente volgarmente citare gli uomini, sia volgari. Il modo di vestire, il modo di comportarsi. A me mi hanno insegnato che l'uomo andava è cacciatore, giusto? Ora è al contrario. Le ragazze quando loro dice: ma che tu come sei? Sto quello che sono. Sono cambiati i tempi. Alleluia. Stiamo vivendo dei tempi difficili, Chiesa. Amen. Attenzione a quello che sentiamo, a quello che vediamo, a dove noi concentriamo la nostra attenzione. Amen. Io non posso salvare. Amen. Quando magari c'è qualcuno che cerca di farsi vedere, qualcuno cerca di farsi vedere dal pastore che è una brava persona. No, non dovete farvi vedere da me. Che senso c'ha? Io non posso salvare. Amen. Ma io voglio che Gesù conosca noi. Giovanni lo conosce, ma quelli sappia quello che noi vogliamo fare. Io non posso salvarti. Come Chiesa facciamo di tutto, e lo dico ancora una volta, ringrazio i membri della commissione. Cerchiamo di aiutare i giovani a raduno giovanile, giusto fratello? Ce la mettiamo tutta. Ma andare ad uno giovanile non vi salva. Amen. È un'attività in più per non per separarvi dal mondo. Perché voi dovete vivere, tu devi andare a scuola, devi andare all'università. E se un giorno tu diventerai dottoressa, io è il minimo che tu faccia. E se tuo papà non è d'accordo, tu continua ad andare all'università, lo convinciamo noi. Scherzo, ovviamente. A me devi avere un progetto, e non deve essere un progetto basso, un progetto alto. A me, noi viviamo nel mondo, andiamo al supermercato, ok? Però a me, dopo i 90 anni si va pure in farmacia, però andiamo al supermercato, andiamo a fare la spesa, andiamo a comprare scarpe, andiamo a comprare i vestiti. A me, a me. Noi facciamo parte del mondo, abbiamo dei colleghi di lavoro che parlano in un certo modo. Amen. Ma noi non parliamo come loro. Noi non ci vestiamo come loro. Amen. Se la tua collega di lavoro porta una camicia aperta, ok? No, perché è volgare, perché è la moda. Beh, mia moglie non si mette quelle camicie aperte, perché è una cristiana. Amen. Alleluia, oggi si fa la moda a mettere il pantalone, no, oggi non c'è più, ma come si chiama? Leggings? Oggi si fa la moda andare allo specchio a vedere, vediamo se si vede la forma del bacino. Sì, va bene, ok, li prendo.
Questo non è cristianità, questa è mondanità. Questa era diventata la chiesa di Corinto. Amen. C'è l'adulterio, c'è la fornicazione. Andate a leggere la storia, non vi sto raccontando delle stupidaggini. Andate a leggere la storia. Amen. Amen. C'è la volgarità, c'era un modo di vestire in maniera perverso. C'erano dei partiti. Ora lasciatemi vi dica, io non conosco la storia, non conosciamo la storia di Paolo, di Cefa, ma spero che mi sbagli. Non vorrei che uno dei due era un po' più superficiale. No, non ti preoccupare, l'importante è che vieni in chiesa. Io sono contento di vedervi in chiesa. Ma quando un giorno saremo nel cielo, e qualcuno di noi non dovesse esserci nel cielo, cosa facciamo? Amen. Io non posso salvarvi. Questo è quello che Paolo stava dicendo. E stamattina, nelle vesti di suo assistente, vuol dire alla Chiesa di Roma, io non posso salvare. L'unica cosa che io ho il dovere di fare è continuare a predicare a Gesù Cristo e solo Lui crocifisso. L'unica cosa che io voglio fare è dire Gesù è il nostro Salvatore. L'unica cosa che posso dirvi o dire ad ognuno di noi è leghiamoci a Gesù, seguiamo Gesù, ascoltiamolo, abbiamo fiducia al 100% in Gesù, e se qualcosa non dovesse andare bene non chiediamo consigli magari la persona che la pensa un po' strana. Andiamo da Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Io stamattina non conosco la vostra condizione. Non è mia responsabilità. Ma vorrei chiedere alla Chiesa stamattina di farsi avanti. Alleluia. Signore, cosa ho fatto quest'anno per te? Sono andato un anno avanti, alleluia, oppure per la mia condizione sono andato un anno indietro. Alleluia. Signore, ho raggiunto degli obiettivi buoni, oppure sono rimasto come era prima. Signore, ho fatto qualcosa di meglio, oppure Signore, sono rimasto come era prima. Ognuno di noi conosce la risposta. Io non posso salvare, ma Dio è Salvatore. Quindi vorrei chiedervi di venire avanti e lottare se volete. Alleluia.